Io lo... va bene. Ok, online, recording. Microfono, va bene questo. Conferma. Launch, che non c'è niente. Vabbè, online. Ah, che bello. Join a crew, ma fa? Welcome. Ritorniamo Verso un trapezio, 40 Italia. uscita, bla bla bla. Settings. Push to talk T. Non c'è l'italiano. Non c'è niente. Vabbè. Join a crew. Cacos burras ita italiani modo trapezio trape Italia pistacchio. Vabbè. Facciamo host, dai. Friendsolli. Oh, Ok, vediamo se riesco a invitarti. In qualche modo. Oh, sistema online, ok. Ecco, invita friend. Così qua. Ti è arrivata? Welcome to your first day on the Ah, job. sta parlando, sta parlando. This is your very own autopilot ship, where you will eat and Adesso sleep dici for the lunedì. duration of your contract. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Great, great asset to the company. Ma te lo Asset, senti great, di che sta great, great parlando? asset to the company. Asset, great, great asset. Oh. No, faccio più, non mi sento. Nero. Mi senti? Sì, ti sento. Ma io ti sento due volte in gioco. Nero. Perché c'ho il push to talks. Aspetta. Ah, Ok. ho sentito. A posto. Mi senti adesso, no? Ma in gioco non mi Bib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 ab. No, in gioco mi senti? E sento. ora mi senti la la la. No. Penso sì. Ok, training manual. Non ha forza. Calcoli, non so che come cazzo di gioco. Grande sta fino a Zeta per 1924. ispezionare. Canosa sta fino a 1824. La questura d'Andre è l'unica che ti ho chiesto. Già. Palle. Ed è quello che faremo, lo fai più in là. Using your echo scanner. Scanner. Andrei come l'angolo di me. RMB to ping the scanner. Looking toward. Ah, c'ho già lo scanner. If the scanner detects an object, it will return general information. Bla bla bla. Valore monetario, nome e utilizzi. Verde. Un posto interesse giallo. Così va di valido. Biological matter. Che parte può andare marino e in quei tipo lì dipende dalla stanza. Segna carisce, boh. Che. Mio, quanto cazzo è lungo? Palle. Tu stai leggendo il manuale qua? Sì. As contact worker, io bla bla bla. Mamma mia, comunque questa scritta è proprio merdosissima. Hanno messo un effetto strano che ti cancella i pixel della scritta mentre leggi. Acceso al terminale. Posto importante. Routing autopilot. Bla bla bla. You can fly. Allora, poi ho visto c'è uno stile di combattimento specifico che ti devo fare. Mo? Infatti, io lo Sai cosa posso manca? fare. Lo sai pure tu cosa manca? Vado DJ, DJ, DJ. Dove cazzo sta DJ? Ecco qua. Oh yes. Pripom. Ok. Routing the moon. Routing. Io ho visto qua che andare verso la luna in realtà è una cazzata. Però, tipo, ci sono due lune che sono. Puoi volare verso qualsiasi luna che
che senso? Sì, Paolo, qua c'è un terminale, se lo apri, ci sono dei comandi che puoi scrivere. Quindi premo qua. Please enter favorite animal. Umberto. E scrivi il tuo ruolo. Vado verso la luna random. Vai verso la luna qualsiasi, che ne so. Stai tu al computer, non posso credere. Un attimo, devo scrivere il mio ruolo in un team dinamico. Scrivo calciatore. A posto. Help. Moons. Scrivi Moons e ti dovrebbe dare un elenco di lune. Eclipsed, non mi... Sì, andiamo su WoW. Conferma. Conferma. Swag. Ma esco, exit. No, tap. Fammi leggere questa cosa qua. Safer enclosure moon are cheap on or free. Vabbè. Comprare oggetti. Il terminale ti dà accesso. Bla bla bla. Vuoi comprare oggetti sotto i 30 libbre. Era un massimo 30 libbre. Scappavo. Dici comprare essential kit. E compriamo. Qual è il problema? Store. Non c'è. Non c'è. Ah, survival kit. Ah, se ci arrivano non devo mancare il pacco, se no lo perdiamo, ok. Ah, arrivano sulla luna in cui stiamo atterrati, ok. Bestiario. Sono pure le bestie. Quindi dobbiamo scannerizzare le bestie con lo scanner. Se c'è già il record. If there is a... Robo. Return is scrap or send the company. Stiamo prendendo tutto la ah no, niente. Cazzate. Company building located on 71 Gordion. Ok. Loiter and company. Qui è Loiter. Loiter, che vuoi dire di non loitare? Ma io non so. Pijama suite. Ma fa Loiter. Significato. Bighellona, ah no, bighellonare in giro praticamente, ok. Suona il campanello, buono, come... Ah, la conversione foto, buono, Gerard Michelonius tips for the job. On the right entire wall of the ship. Possiamo caricare oggetti in qualche modo. Questo qua, beh, yes. Come si apre? Alert prevent risk. Non sei un... Come si apre una porta? Open door. Proprio perché siamo in viaggio non possiamo aprirlo. Ma quindi dobbiamo ancora arrivare. Popolazione abbandonata. Non lo so. Deadline 3 days. Profit quota 0 su 130. Break level, lens the ship. Vediamo se può fare tipo moons. Moons. Non è che puoi tirare la leva? Perché sono caldo io. Molo. Ehi. Qua dice break level. Ah, vero. Lands the ship. Forse bisogna atterrare. Ah, non avevo mai iniziato a giocare. Mo' inizia il gioco. Lol. Mi diceva start game quando prendo la leva. Vabbè, ma è un gioco tipo che si salva o tipo... Se ne so.
Ah, penso sia missioni. Aspetta, quella è la nostra missione, non l'ho letta. Avete scannerizzare la roba, che dobbiamo fare? Hai guadagnato 130 dollaroni. Bah, oh, oh. Andiamo in giro a rubare roba. Ci sono uccelli. Oh porco dio. Aia, sto già morendo. Aia. Critical injury. Torna a bordo. Non... Ah ok, dopo me. Porco dio. È normale che sento le canzoni tipo del Park. Ah, qua dentro mi sto curando un po'. Non andare verso gli alveari. Neanche poco poco vicino. Ma è normale che sentivo una musichetta prima. Ah, pure tu la sentivi? È tipo quella del gelataio. Pure io. Ma in alto a sinistra a te di che colore è la tipo il semicerchio? Arancione. Ah, ok, quindi mi sono curato tutto il posto. Sbaglio la stella roccia che fluttua. Ma tu hai roba? Dove? Io ho 4 slot di oggetti. Ah sì, ho. Ah, c'ho il. C'è il clipboard, facciamo buttare un attimo. Io ho ordinato una torta, ma quella quando arriva? Arriva su questa luna qua e dobbiamo farci trovare, se no non. Cioè, basta, ma quando arriva? Drone ship had experiencing technical difficulties. Dice che chiamano questo numero qua in caso di roba. Come si chiama? Qua magari? Non so. Other. Scan. Questo computer dice che ha scannerizzato 13 oggetti intorno alla nave, il cui valore è circa 1000 1444 dollari. Per il colore del tuo personaggio, nota a sinistra, qual è? È trasparente. Perché a me è rosso. Là stanno le app di merda che mi hanno fatto il culo prima. Forse mai che non ci rompo il cazzo. Merda, altre api. Cazzo. Sto pianeta ci sono solo api comunque. Ci sono api vicino anche alla base. Cazzo, sono andato in giro, non sto trovando niente. Oh merda. No, se vedi il mio è letteralmente nulla. Cabri, sembra... Io non c'è proprio un cazzo vicino a tre. Manticoil. Ma tu mi vedi tipo il mio nome, lo vedi da qualche parte? C'è una mappa. Io ho trovato un'entrata per qualcosa, ma vieni qua. Ma dove? Aspetta, cerco di venire dalla nave da capo. Eccomi qua. Te sei alla nave? Sì, vado ora. Vieni verso l'uscita, quella... Ok. Ah, ecco sì. Venghi. Oh, attento alle locuste qua. Da? Tutto dritto da qua, trovate l'entrata per qualcosa. Non so che cazzo è, ma... Questa qua. La main entrance. Porco dio, lo custe da capo, no? Corri. Ma che è sto posto? Non lo so. Sperando che il ponte non crolla. Mi sa che si muove in modo strano. Mica che piccola la porta. Rumori molesti, mamma mia. Quale ti convince? Andiamo da qua. Io avevo ordinato una torcia, ma non è arrivata.
che arriverà. Solo Mr. Age. Arriverà la nave, se non sbaglio. Se arriva, se no niente. Andiamo dove è luminoso a sto punto. Non c'è niente. Ma che bisogna fare in sto gioco? Non lo so, aspetta. Non eri tu che avessi gameplay? No! Oh, ma che cazzo è quello? Fendi, scusa. Oh. Vieni giù, per favore, chiudi la porta. Ma... ho trovato un big bolt. Normale. A me l'ha visto. Ma tu dove stai? Sto dietro di te. Dove? Ma è proprio big quel bolt. Porco Dio, mi entra in mano. Servirebbe la porta. Io uscirei da questo posto sinceramente. Guarda, quel tizio là, all'inizio mi sembrava un uomo un po' eccentrico, poi l'ho vista se mi si è scuro. Qua si può spegnere la luce proprio, ma non so se è una buona idea, sinceramente. Guarda, io qua non pago la corrente. Porco Dio, ancora sopra. Dove l'hai visto? Allora lo vedi. No. Ah, alla porta, Dio. L'ho visto. Oh, porco Dio, l'ho preso. Non è che mi prende il mio bolt per terra. Ma dove sei andato? Sono morto. Casco fuori, dai. Tell autopilot ship to leave early. Mi sa che sono morto. Ho capito. Ma tu mi senti in gioco adesso? Io sono ancora in gioco. No, dico, mi senti anche in gioco. No. Io quello combatto. Ok, va buono. Ho capito tutte le stagioni. Guarda, ho capito che sono degli stronzi e delle api bastarde. No, qua era dato la torcia? Ma c'è sangue qua, c'era. Forse era meglio chiudere, sai. Vabbè. Ma tu che cosa vedi ora? Io sto aspettando te. Ah, però qua vedo che tipo le porte durano. Tipo non può rimanere chiuso in eterno. Se la apri, che succede? Si. Tipo... si ricarica. Aspettiamo. Ma tu ora quindi finché non me ne vado non fai nulla? Io posso tenere una tasta destra per votare per andarcene. Sento qualcosa camminare. Vota per andarcene, per favore. Un attimo, Aia. Alle 9:10 ce ne andremo. Che ora è? Fammi andare via, per favore. Scrivi Moon e bene, sarà un a caso. Aia, in un'ora se ne andrà. Penso sia un'ora in gioco comunque. Però, giocare. Non vedo senti quei passi strani. Dobbiamo andare via, sì. Io dei coglioni, per favore. È partita? Sì. Good. Poi sento ancora... Oh. Ah no, perché mi ero un po' cagato sotto. Va. Ma dove sei? Dove sei morto? Io sono vivo. Mamma mia, l'impiegato è più pigro. Più paranoico. No, laziness a me sta scritto. Ah no, a me c'è mai sta scritto il più paranoico. 2 giorni rimanenti, aia. Aia, non è staccato. Ma non ho capito come si gioca, ma dove stava la funzione che prima l'ho buttato. Ecco. Oh. Ah, dobbiamo fare allora. $130 da portare a dei tizi. Io voglio capire come cazzo si gioca qui. Service manual, ok. Quando non sai per vincere, commetti sempre di pratica. Ah, col click destro utilizziamo lo scanner per guardare, ok.
Ah, ok, quindi se dallo scanner ci dà anche, tipo, ci dice anche il prezzo di un oggetto, tipo ci date, ci dice che è roba buona per... Sì, se lo chiedi al computer invece che c'è tipo roba accanto alla nave. Verde, giallo, rosso, Ma noi siamo già da qualche parte. verde. Allora, se utilizziamo lo scanner e ti dà un punto verde, ti dice quello è un oggetto o un posto di interesse. Giallo, se è un oggetto a valore può essere preso, beh, ritirato come valore, cioè come uno scatto, quindi ci Blu. sono dei soldi. Rosso, materiale biologico, come la wildlife, non mi viene, tipo la fauna. Questo Vabbè, animali. lo scanner per trovare la location dell'autopilot della nave o di altri posti di interesse mentre sta fuori. Il segnale arriva fino a 50 metri fuori, vabbè. Poi Sigurd. autopilot, ok. Comprare la roba. Pam 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 pam. Store. No, Non ci abbiamo molti io soldi. Shower. Okidoki. Minchia, ho... jetpack. Ok. To sell scrap, road to the company building located on... Ah, ok, quindi dobbiamo prendere la roba e andarla a vendere. E da quello che capito abbiamo Vai a tipo due vendere la giorni. roba, segui la procedura. Non loiter, cos'è che era? Non bighellonare in giro. Ok, prepara tutta quanta la tua monnezza e mettila sul bancone in... vabbè, in bulk. Ding the bell until the company answer the door and remain quiet. Ok. Ah, ok, vabbè, il tasso di conversione del prezzo cambia, controlla sul terminale. Usa electric coil, vabbè, per ricaricare. Autopilota non starà dopo la mezzanotte. Ah, dice di solito non vuoi rimanere dopo il pomeriggio, quindi cioè, è brutto stare la notte disponibile. Abbiamo visto questo. Io si vuole keep attivo l'imparatore. Ah, dice di solito ha senso che uno rimanga a casa per fare alcune cosette, tipo sbloccare porte bloccate in remo da Va remoto, bene, fatti sotto. utilizzare radar e vedere altra roba. Come cazzo fa da remoto? Il terminale dà anche tipo broadcast alcuni codici, cioè broadcast come si dice? Trasmette anche alcuni codici speciali per aprire alcune porte. Ah, perché qua c'era scritto tipo Just send si the code, guarda. for example. Ok. Ah, è finito, non c'è più. Ok, vogliamo provare da capo. Siamo qua. Allora, facciamo così. Fammela scegliere. The company build. Buying a chip. Ah, buono, Ma dobbiamo accendere buono. Experimentation. Ah, sì, anzi, Eclipse. Experimentation, che cos'è? le quelle Experimentation. del po' parapapapap. Comunque si vede che ora che Unity sta merda. Riconosco il character controller di base di Unity di merda. Mamma mia, che si incolla al soffitto se lo tocchi, mamma mia. Faceva anche nel mio gioco. Ciao, Tico. Allora, stiamo atterrando. Sempre lì? O se un altro, no, un altro. No, cambia poco, Abbandonato, arido. Ehi, e stavo a leggere, vabbè. Ammazza. Livello di Hazard radiazione level B. di... No, Hazard livello tipo di pericolo. Radiazioni com'è? Radiazioni come si dice? Radiation. E poi rotivo, vabbè. Hazard è pericolo. Pisello. Sono salito qua sopra, non c'è niente. Sento lo scanner, non sto rilevando niente.
Oh, c'è una main entrance, pure tu l'hai vista? Sì. Ma Gabri è... come cazzo... Ah, che da una scala gialla. Gabri è vero quello tu. Dai, dici così. Vado, sono che sparo. Vado, fai che ce l'ho. Okay. Te sei già dentro, no? Te l'ho. Ma ancora? Che cosa? Ah, ho le mani piene. Porca troia, fammi andare... Sempre allo stesso posto dell'ultima volta. No, qua c'è un muro. No, no, è diverso. Premi sempre con lo scanner, trova la roba di valore e portala a casa. Ah, tu sei a casino, eh? Sì, ho trovato un ingranaggio gigante. Oh, una chiave. Vale 3 dollaroni. Porco dio, porco dio, porco dio, mi sono cacato addosso. Ho mandato una creatura nel terminale. Hai trovato roba interessante. Porco, gli sono dato la porta in faccia. Qua è buio, non vedo un cazzo, non so se vale la pena entrare. Andrebbe bene. Sono un po' cacato adesso. Vabbè, dai. Allora, prima ho sbagliato a comprare la roba mentre eravamo nello spazio ancora. Ma mi hai fatto cacare addosso, porco dio. Vieni qua, vieni qua. Porco dio, sento un rumore brutto. La porta è scricchiolante. Porca, come cazzo sono la porta? Mamma mia. Apri la porta, da lei in faccia. Ma non vedo un cazzo. Ma se stai più o meno vicino ai bordi. Bra, evitiamo di andare nel buio, per favore. Però c'è qualcosa, c'è una luce. Oh, oh. C'è. Oddio. Roba costosa, vieni qua. Via. Stavo intendendo le radiazioni. Esci. È una cosa pesante. No, io ho le mani occupate, aspetta. Lascia sta roba e torniamo. Poi voglio provare a ordinare una torcia. Dove cazzo sta la nave? Eccola là. Cazzo lo salito. Dai, abbiamo lottato. Termina lo store. Voglio una flash live. Ne compro due. Se lo droppo si spacca secondo te sta cosa. No. Ne ho ordinata uno. Quindi vuol dire che a breve dovrebbe arrivare. A breve. Speriamo. Oh, ah, eccolo, no. Forse vale il suolo. Merda, serve le... No, niente. Ma tu dove sei? Sto qua. Salto. No, sali. Ah, eccolo. God scrap. Ho anche una chiave, non so... C'era un pezzo di volare con te. Ah, è questo il rumore che sentivamo prima. Il pacco che era arrivato. Ah, è arrivato il pacco. A me abbiamo buttato una torcia, porca troia. La barba. Ah, andiamo. Ho partito. Perché io ho una chiave di quel posto, ma non so cosa mi serva. Riesco manco a leggere. Ora abbiamo una torcia, almeno possiamo vedere che cazzo sta succedendo. Però con un tassino si posso usarla, quindi non utilizzo ce l'avrà. Poi murato. Poi torniamo di qua che ho trovato roba interessante. Scusa, vai avanti te. Vai a sinistra. Il computer terminal tuo. Ah, a sinistra, qua? Sì, io qua ho rubato una roba. Ok, ho da capo le mani piene. Andiamo. Allora, usciamo. Andiamo a casino un attimo. Ah, se no volendo potevo dropparlo qua fuori. Ah, anche. Eh sì, dai. Torniamo di là. Belli i suoni comunque almeno. Sono fortissimi, da qua non c'è più un cazzo. No, no, c'è un pieno. Più niente, mi ci metti qua. Vabbè, porco di... vabbè. Vai tu. Ok.
Dall'altra parte avevo trovato un tizio brutto, sotto mi sa che non c'è niente, e invece... no, non c'è un cazzo. C'è niente. Allora, quindi dall'altra parte c'era un esserino brutto che camminava, che ti ho scansionato. No, fammi indietro. Porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio. Fuori. Una nuova creatura, quindi non è neanche quello di prima. Portiamo questi a casa un attimo. Perché paura del genere. Vedere che mi dice il terminale. Non l'ho visto neanche, tra l'altro. Non dovrebbe farci. Ma per vedere le creature, che poi dice che è arrivata una certa ora al pomeriggio, ti conviene andare. Si diceva la nonna. Ah, ma si scarica la batteria. Ah, è vero, poi la posso caricare. Almeno si può ricaricare. Sono le 5 di pomeriggio. Allora, per caricare la torta. Ma sta chiave non si può vendere. Ok. No, questa era una batteria. Però cosa fa luce, quindi? No, non entra neanche tanto. E le ombre di Unity, che schifo, un po' buggato. Vuoi che compro un'altra torcia? Tanto quella poi ti rimane sempre attiva. Ah, e allora accatta. Se ci abbiamo fatto da soldi. Ah, con i soldi che abbiamo qua ci dovremmo riuscire a arrivare alla quota di profitto che dice qua. Siamo a 131. Andiamo a vendere, tanto. Anzi, forse è meglio non rischiarsela troppo, perché se entriamo dentro e ci inculano alla fine. Sai che perdiamo tutto quanto il loot. Vieni, è arrivata la torcia. Arrivo. Dove sta? L'ha cacata fuori. Andiamo ad un altro pianeta, quindi? Sì. Almeno questa volta, visto che ho crepato il pubblico, quindi devo andare. Vado, quindi? Andiamo, dai. Sto raggio. While moving an object with B. Possiamo sturare gli oggetti, qua dice. The most paranoid sustained the most injuries. Mazza, abbiamo quasi livellato. Allora andiamo allo monster. Ah, e The Company Building compra al 77%, quindi vuol dire che se andiamo mo a vendere ci danno un sacco di soldi. Vabbè, Aspetta. Stiamo andando a vendere. Che cazzo ho fatto? Ho sbagliato con la B. Ok. Sempre più storto. No, devi andare. Ok, a posto. Perché volevo prendere un oggetto e sto raro qua dentro. Invece che ho le mani piene. Palese. Allora. No. Qua è per vendere. Sì, devo vendere. Allora prendiamo questa qua che dice che non si sa quanto vale, quindi boh, magari vuole assare. Oppure può un cazzo. Level stay. Non bighelloniamo. Oh, metti la roba sul bancone. E poi premi il coso. La campanella una volta che metti tutto quanto. Andiamo a vendere. 77% dici. Senti, rimango qua a vedere la roba. Non vorrei che esserci qualcosa di brutto. Cazzo, lo conosci sto gioco. Oh, te l'hai inculato? Your work keeps the company happy. Ah no, se l'è preso. Potrei vendere questa chiave, ma non penso valga la pena. Non la vuole? No! Abbiamo un motore a casa, dai. Magari con questo puoi sfogliare l'appetito, dai. Ha preso dei rumori brutti. Ma come funziona? Oh, ha
preso tutto. Hai soldi? No. A posto, okay. andiamo. Ma... guardate, non bighellonare. Prego, voglio bighellonare. Vabbè. Ah, se vuoi bighellonare, a posto, vado a dire un attimo che sta qua in giro. Mentre sullo store... c'è... ora, oh, abbiamo... ora abbiamo dei soldi. Ho capito che andate a non bighellonare. Perché? Esci un attimo, vieni fuori la navicella. Dai, vieni qua. C'è una botola strana. Sì, vogliamo entrare. Ma se ci sgamano, mi sa che ci hanno il culo. Come fanno a stamare? C'è una cazzo di videocamera, la metteranno. Get log. Ho trovato un... data chip, ma se saltiamo da qua? Io non lo farei. Mi sa che si può fare però. E te puoi ammazzare, fai tu. Mi sa che non ci porta a nessuna parte comunque. E non so quanto sia ben implementato il nuoto in questo gioco. Però sembra interessante. Ma qua non c'è più audio. È diventato tutto silenzioso. Chiudiamola, attice. Qua in giro. Attila. Ah, vieni dietro in fondo alle casse. È diventato tutto quanto iper silenzioso. Nero. Ah, io. Ma ci incolano la nave. No, quello no. Aspetta, piuttosto che ci becchiamo qualche mostro che ci insegue. Ma la batteria, la torcia a batteria infinita, non penso. No, no. In alto al tuo personaggio, se vedi. Che luce brutta comunque. Vabbè. Come non c'è un cazzo da qua, ci conviene girarci. Vabbè, ma stiamo... ma... no, sembra la fine questa comunque. Ah, no, non è vero, sta... che sta a sto angolo, niente. Per quanto dura ancora? Secondo me è infinito questa cosa. Vabbè, è infinito no, però. Sicuramente non voglio cadere da qua. No, è nel limpido. Boh, non so per quanto voglio continuare ad andare avanti. Forse vedo la fine. Sì, alla fine. Che brutta fine. Ma prendato. Torniamo indietro. Siamo fatto l'inverted world. La prima regola l'abbiamo già ignorata. Ma arriva un tizio, che cosa si fa? Guarda tutta. Se l'ho fatta, no, non è vero. Aia. Parapam pam sham pam shom pam. Madonna mia. Però quindi mo abbiamo, cioè, mo guarda il nostro scopo. Prendere altri soldi. Penso di sì. Cioè, che sto gioco, quello che devi fare è racci vola a moneta. Sentite dei rumori brutti. Come la vita vera. Oh, ma che sta qua dietro? No, niente, non c'è niente. Oh, sento qualcosa cadere. Capri, never back down, never what? Mi sa che la funzione spawn rumore pauroso è stata triggerata. Quello che pensavo. Arrete, vabbè. Nessuno in casa nostra, perché non avevo niente in casa, quindi. Poi dall'altra parte c'è qualcosa. No, non voglio andare anche dall'altra parte. A meno che c'è. C'è un altro tombino, cazzo, vediamo vicino vicino. No, nessun tombino. Non c'è niente. Vabbè dai. Ripartiamo e basta. È sicuro, è sicuro. E fammi saltare.
let's go. Start ship, yes. Ah, hai messo una qualche direzione? No, devi prima alzarti. Moons. Acqua 77, che comprano le cose al 77% del prezzo. Sì. Il primo giorno era tipo al 33, quindi. Assurance, Rand, Dean e Titan. Vogliamo andare a Titan? Oh! Yuppie! Aia! Vai, andiamo. Vai, andiamo a Titan. Bones, Titan. Confirmo. Aia! Aspetta. Costa 700 per andare. Vai da un'altra parte. Demi. Moons, Rand 550 e Moons, Assurance 200, no, costa 0, andiamo da Assurance, siamo stati adesso? No, noi stiamo a The Building Company. No, dico, dobbiamo trovare dei tizi brutti, era Assurance, Assurance. Non mi ricordo. Beh, vai. Lasciamo da Assurance. Poi costa. Costa zero. Land ship. Ma mi butto. Ah sì, dove siamo appena stati? Oh merda, ho avuto una pietra penetrata nella nave. Ah no, però no, non è vero, era B. Forse è sempre là, ma un altro posto. Ah, ma io c'ho la batteria scarica, la sta torcia. Lì c'è una chiave strana. Ma te carica la torcia? Sì, sì, sì. Non so da per niente. Senti, troppo... fammi lasciare questa chiave qua che... mi ha occupato lo spazio. E l'altro posto. Store item. Che se l'ha messa male. Ok. Cosa fa? Spammeri attacchi a distanza. Possiamo chiudere la porta? Dove stai? Dietro la nave c'è una scala. Tanto vicino. Ma verso la destra. Ah, allora io vedo la nave. Pure io la vedo. Vai proprio dietro la nave. Cioè dietro l'ingresso. Ah, ti vedo, ti vedo. Mi vedi? Sto saltando. Ah, minchia. Cazzo. Vai da là che comunque vedo un po' di robette. Main entrance. Ok, anche qua c'è l'entrata. Qua davanti. No, vengo io dalla sua. Se faccio un parkour. Porco dio. Mi sono spaccato le ossa del culo. Dove mi sta la main entrance? Dove stai? Ehi! Di là, guarda dove guardo io. Ah, main entrance. A posto. Ai 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 ai. Ah, mi fa male la testa. Ma tutto golo, ma c'è cazzo. È scemorito. Clown Horn. Che senso? Abbiamo trovato il popi popi. C'è un cazzo qua. Che se è tipo attira qualcuno per questo. Sono io. Attenti, se qua c'è luce non conviene che la tenga accesa. Porco dio, che ah, so un po' che cosa sotto. Ah, c'è un'altra chiave. Ah, c'è roba qua. E qua c'è una delle bottiglie. Ah, ma... Porco troia! Ah, io c'ho le mani occupate. Fammi andare a buttare sta roba fuori.
ho una chiave. Vabbè. Che bello. Andiamo. Mi sa che quella torretta a me se la scriviamo. Sì, direi sì. Di qua. Vabbè, vai avanti. Ma sta doccia un disnelo. Ah, non si apre. Minchia, che cazzo è il creatore? Ma la la torretta era qua dietro? Snake? Sì. Che cazzo è? Snake, no! Fuori, via. Anche perché mi sa che non abbiamo manco armi. Abbiamo un clown. Non penso che gli possiamo spaccare in testa. Tornare dentro? Lethal Company. Che magari ti si spaventa per la trombetta. Non penso. Magari. Va con me. Ah, qua c'è un'altra chiave. La torretta c'è ancora. E me volevo passare da dietro per disattivarla e mi sono trovato il pipino in testa. Ecco qua. Come la spegniamo? Io ho una chiave, magari. Non ha funzionato. A me si sta scaricando la torcia. Ah, là ci sono delle ragnatele o sbaglio? Sì. Non so se è un buon segno. Ma. La torcia è carica? Perché la mia è proprio andata. Vado con la mia. Anche tu vedi un ragno. Un ragno gigante in fondo, fra meglio. Voglio scansionare. Non la scansione. Non la scansione. Non la scansione. Sta venendo di qua? Sì. C'è un ragno ancora più grande di qua se vuoi. Porco dio, sei enorme qualcosa. Oh, andiamo a lasciare sta roba che ricarico. Oh, porco dio, le api dalla peste. Non penso che spaventi qualcuno con quello. Sì. Almeno mi calmo io. Da dove? E però così tu sai dove sono. Sei dietro, sei davanti a me, girati. Vedi, ora lo sai. Mi sa che non era da qua il. Non. La nave. Era da questa parte. Eccola qua. Suona il clacson. Non ce l'ho. Sta roba, ricarico la torcia e rientriamo. Ma c'è un modo per curarmi? Perché tipo a me il personaggio è tutto rosso. Olè, un altro oggetto storato. Ok, due chiavi. Abbiamo due chiavi inutili e bottiglie. Anzi, io penso che le chiavi forse conviene portarle insieme. Boh, non lo so. Fammi cagare la torta. Ah, vabbè, la torcia. Carica la torta, Allora, da qua. Da dove cazzo siamo entrati? Allora, la main entrance era. Era qua dietro, tipo. Di qua, davanti a sinistra era. C'è sempre il tanto per valla lì. Pizza al forno, parabarabarabam. Aia. Vabbè, ma per lì ne eravate di livello alto. Locuste infami. Porca troia. Oh, 3000 spade. Mi sa che aspetta, è entrata. È notte, non so se è un buon segno o se dovremmo andare. Sono le 612. Lo erano almeno. Ma tu dove sei? Ecco. Ti vogliamo avventurare di notte, vedi che succede? Ma certo. Cosa vuoi che succede? C'erano i stronzi di giorno, figurati di notte. E se andiamo a sinistra? Ah, ce ne siamo ancora andati da qua? No. Oh, biscotti. Cioè, quello per fare i biscotti, wow. Posso usarlo, devo dare in testa qualcuno. Due cose di bottiglia. Prendi quella e saliamola. Se fai se sta qualcos'altro, no, mi sa che non c'è niente. Ma hai le mani occupate con questo. Appoggia pure e torniamo dentro.
A posto, ho preso tutto da qua, non c'è più niente. Come fai a prendere più roba, scusa? Poi io... c'era il pull. No, ok, aspetta, ti faccio vedere, guarda. Io devo raccogliere questo qua. Perché questo qua occupa una mano. E mo c'è uno slot libero, con quello slot libero ho preso un getto a due mani. Ah, prendi prima quello piccolo e poi quello grosso. Eh sì. Da qua mi sa che non c'è più niente. Che cazzo. No, devi mandare questa in run. Lascia fuori. Porco Dio. Piedi neri. Facciamo biscotti. Facciamo questo. In totale quanto è? 153 dollaroni. Andiamo in questo ragno qua. Se andiamo a passare tipo non ci sente. Come si accende la luce? Ah, ok. Via ragazzo! Porco Dio, sei veloce. Via. Ti ha preso? No. Andiamo a lasciare la roba. Ok, allora. Andiamo. Qui. Oddio, sto pesantissimo. Io ho 35 libbre peso. 35 libri. Non vorrei che diventa pericoloso anche qua fuori di notte. Ah no. Vogliamo abbandonare il pianeta? Però che fa? Mi ha esplorato un cazzo. Dio merda, sta neve così bruttissimo. Non so quanto voglio avvicinarmi alla nave, però. Lasciamo. Se c'è un tizio brutto coi denti. Che dobbiamo fare? Una bella corsetta. Aspetta. Ricarichi tutto, vabbè. E corriamo verso la nave. Oh, non c'è più nessuno, vai. Salta sopra e basta. Da dove è? Da dietro l'ingresso. Io direi. Ah, infatti c'è scritto. C'è proprio un bel testo. Via. Porco di. No. Mi sa. Dovete salvare sta qui. Ah, non ho lasciato la ruota. Vabbè. No, sta qua, la vedo. Ah, a posto. Sono morto. Vabbè, dai. Ok. Ma è andata troppo male, però. Porco Dio, preso, è un coso con la bocca più grande della mia faccia. Però vabbè, dai. Vabbè, aspetta. Ti manda a vendere? No. Controlla che... 133 dobbiamo arrivare. Siamo... ho capito, però dico... C'è la tua tosciola, però. Eccola qua. È culo. 182. Dire, tipo, andiamo a vedere tipo Moons. Tassa sto attuale, qual è? Dice a quante comprano al 53, non conviene. Dove sei andato prima, tu? Ad Assurance. Noi siamo andati anche a Experimentation. Vogliamo provare ad andare da capo a Experimentation? No, quello era B. Mm-hmm. Ad Assurance non era male. Andiamo su... anzi, crolla. Wow. È gratis, continuo. Però dice che sta facendo una tempesta, allora. Ci vuole un po' più lontano, se bottiglie di merda. Non erano tre bottiglie? Sì. Dai, Che è successo? Non è che si è mangiato quello là, le bottiglie? No. Sarà pappo, tutto. Vabbè. Guarda un po'. Sì, sta facendo una tempesta. Umido. Fauna. Ah, questo è quello dell'inizio, questo. Dove le api mi hanno quasi ammazzato io. Di là c'era l'ingresso, mi ricordo, però. Devo andare da capo. Merda, le api elettriche, mi stanno inseguendo. Fatti inseguire dalle api. Ai. Perché? Perché dice che ha valore l'alveare. L'ho preso. Scappa.
Oh, te lo voglio nome, voglio nome, voglio nome, vai, vai, vai. Proprio mi fa l'idea che non ci credi che sono già morto? Porca di là, mi sa che mi combina dentro. Però se ci andiamo come un macello, forse te ne dai il cazzo. Prendi l'alveare almeno. Deve stare qua vicino. Ecco, ok. Quanto vale? Ne valsa la pena almeno. Porco Dio, ma... Mi siete caduto un fulmine addosso. Qui a bordo, sì. Non ho chiuso la porta, però. Si chiude da solo. È scoppiato tutto. Un altro fulmine ha colpito. Mamma mia. Che schifo. All scrap lost, no. Abbiamo perso, like. Finesse. Guarda che è finito. Non vedo niente. Allora, c'era il modo per aprire e prendere la luce da sta parte. C'era questo... un interruttore. No. Questo? No. Cazzo è sta roba. Switch light, ok. Che cazzo stava? Abbiamo preso tutto. Abbiamo due chiavi. No! Abbiamo un giorno per consegnare ai tizi. Ah, dobbiamo andare a vendere subito. Ah, però poi se andiamo a vendere ci buttiamo un giorno a cazzo, mi sa. Cazzo, dove dobbiamo andare? Mettiamo a wow. Aspetta. Weather Eclipse. Eclipse ed rainy. Possiamo andare. No, andiamo in un posto tranquillo. Eclipse mi sa che è tutto buio però. Eh sì. E non abbiamo una torcia. Possiamo ordinarla forse però. Sono andato in un posto tranquillo. Ma che mi sa che è meglio non andare in posti con un po' di tempesta. Sì. Visto sì, che sì. Il fulmine è proprio la mira. I fulmini sono dei cazzo di cecchini. Contiene pioggia. Vabbè. Di là già vedo delle luci, direi di andare verso là. Secondo se sicuro scende di qua. Fammo il giro. Beh, si terreni di Unity. Che è successo? Stai. Ma non penso sia tipo solo un edificio a questo punto. Ma in entra. Ma poi c'è tutto uguale, tipo entri e sempre la stessa mappa ripetizione. Vedi? Bah, andiamo di qua. Dei server. Al buio è un po' di difficile, non siete un fatto. Non che le torte migliorino di questa cosa. Va, tra i due. Sento molto rumore se deve essere sincero. Da qua sono venuti? Sì. Sei tu che mi hai suggerito nell'orecchio l'inglese qualcosa? No. Ah. Cannot pull, pull valve. Hai una chiave inglese per caso? No. Che palle, vorrei andare a comprare una torta. Dio mio. Oh, vabbè che tu sei arrivato. Ho trovato un big bolt. E non so dove cazzo è finito. Eccolo là, mi sa. Vieni alla porta iniziale, all'ingresso. Mi sa che mi sono un po' perso. Aspetto qua o ti vengo a cercare nella base? Aspetta, eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua, ho trovato un big bolt, vuoi? No. ho capito che hai trovato un big vault, tipo non so, un grande posto figo pieno di roba. Cannot pull valve, non vedo un cazzo però. Però di qua io ho trovato sta roba qua.
Che vedi qua? Potevo dalla parte opposta stavamo prima. Ah, ok. E c'è l'ingresso buio. Però se spammi tasto destro, un minimo ci vedi. Ma sono tutte chiuse. Queste sono già le porte che diceva di aprire col computer di bordo. Può fare? Good. Pensare. Ah, da qua a sinistra siamo ancora andati. Andiamo. Fermare lo scanner fa un po' di luce. Porca troia. No, bravo, si è comprato una torta di chiave. Valore 3. C'è una porta qua. Che altro sta a sinistra invece? Non vedo un cazzo a morte. Ah, è tipo quello di prima. Ho paura dei cascate, ma dove cazzo sei? Nella porta che avevo visto. Ho dato un long axle. Porco di... Usciamo da qui. Sì, vabbè. Dove è uscito, mi ricordo. Da qua. Non so se... Fondo. Un po' di cacca addosso, boh. Nah. No? Sì, da qua. Le servono un minuto. Sì. Ti ricordi se... Ah, quindi io non ho visto dopo niente di sto posto. Okay. Che è quella roba? Butto a terra la roba con valore. Questa roba da qua. Ah, è big, un altro big vault. Dove? Qua. Qua. Questa è una stanza. La stanza brutta. Qua c'è questa. Sta niente. Vabbè. Il senso di questa stanza. Drop big vault e rientro. Adesso si è generato random questo schifo. Testa in là, andiamo. Ti do un pisello, porca troia. Andiamo a comprare una torcia, andiamo a lasciare la roba a casa e compriamo una torcia. Sì, andiamo. Non so che cosa c'è sinceramente. Guarda, andiamo. Prendi il... Cosa hai visto? Cosa era? Uno schifo. Dead Space 3. Ma ci saranno armi da qualche parte? Penso di sì. Se magari riusciamo ad avere due spicci almeno. Che nel negozio avevo visto potevo comprare pure il jetpack. Quindi figurati, non possiamo comprare le armi. Io abiterei le api di merda. Io abiterei le api elettriche. Non ce l'avevo. Perché ci sono le api elettriche? Non è che le buste sono elettriche. L'idea del cazzo alla fine è il suo albero. Sì. Ma quindi quando è che valeva? 10. Ma come 10? Ci siamo morti, abbiamo perso tipo 160, 130, quanto cazzo era per 10. Ci sta. Ma porco dio. E sei già arrivato alla nave? Sì, sono lì. Ma ordinati il porto. Anzi, vedi che cosa sta del porto. Store. Shovel, magari con la... Una bomba. Però che è una bomba che stunna. Ah, zap gun, non abbiamo niente per uccidere, solo per stordire. Vabbè, flashlight. Ma no, ma io non c'è Ah, ma devo comprare la pro flashlight. Vabbè, cazzo. Mi prendo le due flashlight normali e prendiamo quello. Porco dio, possiamo venderle comunque. Sicuramente ci danno un cazzo. Ma che succede se mischiamo la deadline? Che cosa? Se mischiamo la deadline, che succede? Non lo so. Tu vuoi saperlo? Possiamo sbloccare un...
se le raccolgo le porto. Stavo vedendo che anche il monitor questo qua ha dei bottoni che possiamo premere. Walkie talkie, shove, lockpick, pro flashlight, stun grenade, boombox, zap gun, c'è anche il taser. Loudor, teleporter, first teleporter. Ecco, Jeffo la... Possiamo comprare un battle? Vuoi comprare uno schibitoide per caso? Giannotte, è arrivata una certa e poi entrerà un ferico. Però siamo andati. Non abbiamo fatto molti soldi, dobbiamo vedere che succede se missiamo una deadline. Vogliamo rientrare, però se capiamo entrambi è peggio. Dai, vediamo che succede se missiamo una deadline, dai. Come si chiama quel posto? Moons Out the Company Building. Sì, no. Che palle. Dai, 77%. È buono, vai. Use main lever. Ah, prima dobbiamo usare la main lever. Ok. Mentre... ma nel senso che questo qua è l'ultimo giorno o che è già passato? Perché questo è l'ultimo giorno. Però le comprano al 100%. Vai. Magari non sono così cattivi. Quanto vale adesso la roba? 76 28. È più una cosa che non si sa quanto vale. Atterriamo. 80. Prendi tutto. È tutta roba da male. Prendi tutto, vendi tutto. Quale? E poi qui, poi che succede? Poi una volta che fa tutto quanto si è arrivato robe varie Sto scifo basta. Arrivano per 50 dollari con un calcio fuori e ti ruba i soldi. Quello grosso l'avevi già preso? Sì, ho preso io adesso, sì. Vediamo che ci dice. Io scappo un attimo. Vabbè. Che dicono? Allora. Ma basta nel tasso perché mi ha brunato per la volta. E prendilo. Ah, mi sono pegato sotto. Dai, non manca molto. Andiamo da qualche altra parte. Sperando che questa capatina qua non ci frega più. Vabbè, però comunque non c'è più tempo anche volendo. Vediamo che succede. Ci stiamo andando? Wait for ship to land. As you have not met the profit quota, your performance has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary process. Porco di... Ah, ok, ho capito che succede. Ah. Praticamente si perde. Come il mio gioco, siamo stati appena licenziati. Sì. Porco di... Allora, come gioco non è male, è carino, però devono mettere più roba, è tutto uguale sto cazzo di danno. L'ingresso è quello.
Welcome to your first day on the job. This is your very own autopilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Report the injuries. In case anything happens, you must be the evidence back. Che porta al tempo 4? C'è scritto che se tipo ci sono cose brutte tu devi tipo devi scannerizzare e portare un'evidenza di quello che hai trovato. Vabbè, poi fammi un altro gameplay. Ho guardato e ha detto vabbò. Fammi installare un gioco. Da me. Hai aggiornato Fortnite? Mai provato. Facciamo Fortnite. Accedere la nuova mappa e le puttanate. Ma è West Pound, è il West Pound, quindi non si fa. Devo dire, pensavo molto meglio comunque. Sinceramente pure io, cioè più o meno sapevo di che, cioè sapevo che stavano dungeon e mostri, ma stavo bene. Boh, credo perché me ne parlavano tutti dappertutto e da tutti i giocavano. Cioè non ho mai aperto un gameplay però. Forse è tempo per un gameplay. E magari capisco che come cazzo si gioca. Tipo la cosa che puoi aprire le porte dal computer. Bah. Don't go alone. E proprio qua dice non andare da solo. Volendo due tizi del mio gruppo di programmazione ci giocano, quindi al massimo li buttiamo dentro la prossima volta se sono disponibili. Ci facciamo spiegare come cazzo funziona questo gioco. Il portal va. Effettivamente quasi quasi, perché no? Magari sono online adesso. Ah sì, uno è online adesso, però mi cacco. Guarda che sta giocando a League of Legends, sto schifo. Vabbè. Ai. Mannaggia. Un Giappone. Ma c'è un Giappone? Ah, fa un Giappone. A comprare le cose belle a puro prezzo. Vabbè, sì. Ho preso un sacco di soldi. Cazzarola. Ah, vabbè. Ci sta, ma tipo tutte e tre le valigie piene? Perché with this treasure I summon. Ma tu hai portato con tre valigie, mi sa o no? Ah, due valigie ho portato, una grande e una piccola. Sono tornate pienissime. Più o meno. Perché tu che sta scopo lo fa. Vai, immagini tipo quella piccola per i vestiti, quella grande per le stronzate. Sì. C'è bit. Pam pam pam. Beh, che cazzo. Dov'è? Lego Fortnite, in che senso? Sì, non hai visto il trailer? No. Guardalo appena si esce. Forse ne ha fatto la collab con Lego. Ecco, hai capito.
forte, non mi si sta aprendo. Vabbè, interessante. Mi sa che lo chiuderò. Dio caro. Oh, si è aperto, si è aperto, si è aperto. Però detto che lo volevo chiudere. Ma voglio dire abbastanza. Ai ai. NFT. Oh. Sei andato nella rete. Sei andato nella rete. 19 byte. Dov'è, dov'è, dov'è? Ah, devi... il boss. Ma io dell'NFC dovrei cambiare il numero seriale o i dati che stanno registrati sopra? I dati che ci stanno salvati sopra. Allora, ti occorre. Ora non so perché no, non... non cioè funziona, ma non... non la prende come valore diverso. E fra, perché allora... cioè allora, in realtà... tu hai mai aperto un file bin con un ex editor? Sì. Oh, il tag NFC è simile, solo che alcuni di questi dati sono riscrivibili, altri no. Ah, devi dici quello che vedo io? Non soltanto okay. Un codice del cazzo. Ah, ok, ok, ok. Quindi quello che vedo io è solo l'unico riscrivibile. Allora, sì, se tu hai un tag originale, puoi riscrivere soltanto i dati inerenti all'upgrade del personaggio e le altre puttanate simili. Non puoi riscrivere soltanto il tag. Devi comprarne uno vergine e scriverci sopra. Ah, ok, ok. Infatti io devo esporre solo 19 byte, che mi sembrava un po' poco. Vabbè, a posto. Avevo già provato. Io ho un paio di tag vuoti e ci ho scritto sopra degli amiibo. E stavo vedendo che da te stavano un po' di tag a 0 euro. Sì, sì. Ma sai che Gabriele, ma noi i tag di Lego Dimension li avevamo truccati già anche, vero? Ma io sai che forse un paio di tag già ce li ho, perché l'avevo fatta sta cosa. Ah, figo, figo. Sì, l'avevo fatto con Lego Dimension, solo che non mi ricordo se ce li ho ancora i tag o meno. Penso un attimo, mi sa che i tag di... aspetta un attimo, fermi tutti. Fermi tutti. Lego Dimension NFC tag. Mi sa che sono gli stessi degli amiibo. Aspetta, che stanno tipo... tag 213 e 215. Perché sono gli stessi? No, you need end tag 215. Questi qua sono 213. Lego Dimension 213. Oh, vabbè, ma l'ha sempre dati, non so perché. Cioè, cosa cambia? Wrong tag type. How do I do? Bah. Mi sa però che dovrebbe andare, perché io ricordo che l'ho fatta sta cosa. Comunque ce li dovrei avere dentro qualche gioco della Switch. Se vuoi te li posso dare tanto. Certo, mo mi sono comprato Lego Dimension. Ma infatti è tipo roba che ho fatto anni fa e che ricordo appena. E ricordo che ti ho smanettato un attimo proprio. Perché non so manco se c'è ancora il portale, mi sa che gliel'ho regalato ad Antonio, non mi ricordo. No, mi sa che ce l'ho, però dove? Ah, non c'è. Niente, lascia tutto.
Vabbè. E ti se trovi tag, edita volentieri. Vabbè, su web pure tanto penso che non se ne frega un cazzo. Cioè ormai ce l'hai quelli che peccato perché all'inizio non funzionavano questi qua. Poi l'ho scannerizzato una volta col telefono e hanno ripreso a funzionare. Chissà da quanto tempo non mi hanno toccato questi tag di merda. Dopo una scannerizzazione hanno ripreso a vivere. Chissà che cazzo di scan di merda, quello ufficiale. Boh. Ma sto parlando a fare una cosa strana invece. Ho preso il mio vecchio 8T e ho scoperto che sta app per fare NFC permette al mio telefono di emulare un NFC. Voglio vedere se riesco a scannerizzare il mio NFC con l'altro telefono. Quindi allora facciamo emula NFC. Bello, appena avviato l'altro telefono è crashato il launcher, che bello. Mamma mia, mi è mancato il telefono che crashava ogni cosa avviassi. Mamma mia. Ma dove ti sei buggato il bug? Ma non credo che aiuta abbia account. Aspetta, vedete che hai fatto gli Amiibo e gli Skylander. Toma. Hai fatto Amiibo o Skylander, hai detto? Io ho fatto gli Amiibo, ma sono sicuro di averci firmato anche qualcosa di Lego dei Metal, sicuro. Allora, droppiamoci, dove ho messo il pisellino? Ma è una nuova mappa questa. Ma manco io ce l'ho la mappa là. Guarda che ma è nuova questa mappa. Eh sì sì, c'è stato un altro buco nero. Mannaggia. La stagione OG è stata assorbita da un buco nero, Ciccio Game si è messo a piangere. Nel senso in giapponese Ciccio Game mi ha messo a piangere, è uscito GTA 6. Io ho visto i mimini su Ciccio Gamer, ma non l'ho capito. No, aveva raggiunto 100.000 spettatori su YouTube. Ha detto no, vabbè, non ci riuscirò mai più nella vita mia. Pensavo di essere uno youtuber fallito. Dai. Ho visto che c'è stato Eminem su Fortnite. Sì, sì, c'è ancora, se vuoi comprare la skin. Dai, che poi Joker ha ricevuto un cornetto in faccia, se ti interessa. Ah sì, l'avevo sentito anche. Che altro? Sono tornato in pantella, si dicono. Ma cosa? Dicono che non. Quando è che si sono andati? Vabbè. Basta. Tutto girato attorno a Fortnite e Ciccio Game. Io sono sì, sì, sì. Andai già Cicciolino 89. Pim. Ma ovviamente c'è da riparare nuove armi da capo come ogni stagione. Allora, mannaggia. Cioè sento passi ma non vedo nessuno. Ma fanculo, sta posta qua di 75. Vuole un bot. Ti sono in bot? Sì, sono un po' più forti rispetto all'ultima volta. Questi bot è merda. Ma è un bot quello? Ma rompe i muri? Spot, fa vedere. Qua ce n'è uno. Sì, è un bot. E questo qua? Sì, è un bot anche quello. Ora i bot spaccano i muri. Sì, evidentemente sì. Quello invece è sempre. Quelli là sembrano player veri però. Quello che mi sta sparando invece è un bot. Minchia, l'ho ammazzato, guarda. Ho la chiave per un bunker se vuoi venire a ruotare. Ma hanno cambiato le armi? Voglio. Paolo, ci sono due persone qua, non mi va di fare il gap di turno, però devi invece. Andiamo a queste persone, dai, poi andiamo al bunker. Va bene, dai, giochiamo. Aiuto.
In realtà non posso. Sì, l'ho visto. Dai cazzo. Ah, ma sono di due team diversi? Ah. Mi sono iniziato a sparare a vicenda, poi li ho fatti tu. Dove sta? Ah, morti entrambi? Morti entrambi? Infatti, mi ripeto, pensavo fosse tipo uno contro due, mi sono fermato. Vabbè. Apposta, andiamo al bunker. Questi sono dei scudini per te, basta. Mangia gli scudini. Tanto bene alle ossa. Ma se te li mangi anche meglio. Non riesco a camminare. Hanno rimesso mangio anche il vetro, vero? Eh? Mangio anche il vetro. Certo che mangi il vetro. Fa bene alle ossa. Vieni sulla brum brum, per favore. Ah, sto a massimo, roba. Sto anche spaccando le ossa delle gambe. Ah. Vediamo se mi ha installato sta app di merda. Ok. Ha raggiunto il tuo gioco preferito del tuo gioco preferito. Da capo. Sì. Stavolta semi permanente, forse. Almeno tutta la stagione. Andrea, vieni di qua, ecco qua. No, NFC disattivo. No. Non c'è, eccolo qua, ecco qua. A posto. Okay. C'era un cazzo da sto bunker. Ah, ma ora un po' c'è la pompa, ma che cazzo? Se c'è la pompa sembra mitragliato. Se mitragliato ora. Anche quello là è un fucile a pompa, se lo vuoi molto forte. No, non è vero, non è un fucile a pompa. Ah, sì. Sempre sì. Quello, solo che... Ah, quello che avevo io non era un fucile a pompa. Cazzo. Cazzo. Porco, io non ci sto capendo mezzo cazzo, boh. L'importante è che c'è qualcosa. Va bene, c'è la mitraglietta tattica. Però la mia arma preferita è... Guarda, lo scaracca. Segui qua, c'è lo scudo di Rocket League, di Rainbow Six. Ah, mo, mentre ti corri gli scudi puoi camminare. Sì, ho visto. Una volta fatto che si ricarica. E anche il kit medico. Cioè non ti aspettare che si ricarica tutto. Si ricarica piano piano. Esulta. Sono voluti quanti anni per mettere questa cosa? Sì. È un bel po', Mamma mia, comincia a far freddo, struttato. Vabbè. Finalmente. Giunta noi mettersi la copertina mentre vi gioca. Poi ci spara, non ci spara. Non ci spara più. Vabbè. Ci saranno munizioni? Ma non è che ci sono colleghi in giro? Sei morto. Non ha atterrato, sì. Quindi c'è almeno qualcuno. Vabbè, sono fatto insieme a gruppi da due. Penso che verrà qua a recuperare la scheda. Non ci sperare. Sì, che sono dei caprozzi. Oh, senti, eccolo qua. Minchia, quello più scarso del mondo. Vabbè. Mi hai rubato la kill. Basta ora che poco faccio. Pure munizioni. Via l'amica tua che non deve fastidire il caprozzo. O mi arrabbio. Ma chi? Amica tua, là. Ah, Alessia. Pensavo stai dicendo Emma. No, penso che non sia amica mia. Mannaggia. E poi tipo ho scritto basta per sentire Gabbro, cioè scriverai le che ho fatto ora. Ma che cazzo?
tutti scemi in questo gruppo, mamma. Io lascio di stare l'artista. Ma come è possibile? Che ci sei? Questa macchina si è un po' guastata. Vabbè, però almeno c'è Kevin nel gruppo comunque. Kevin è un grande. L'unica rivelazione. Allora, penso che il regalo più costoso l'abbia fatto a Kevin. Si è fatto buono. È una sorta di Nintendo comunque. Quello andavo cercando io pure. Ecco l'XL, giusto? Sì, il 2DS XL. New 2DS XL. Sul trailer l'ho visto. In realtà non è manco così tanto ergonomico. Tutti dicevano è il migliore da comprare, così così. Ma mi sa che il New 3DS XL è meglio. Cioè, lo schermo è grande, è carino, è comodo, quello che vuoi. Anzi, comodo, un paio di palle. A me personalmente, dopo aver provato il New 3DS e il 2DS, quello nuovo, non mi piace per tanto. Porco Dio, c'è lo scudo di montagna quello. No? Pure io, montagna. Ma lo pushiamo, non è per mo che lo ammazziamo. Ma è da solo. Pushiamo. Come disse il capro, pushato col passo. Anzi, se mangia uno di questi. Di questo. Mo mi devi dare la droga. Che buono. A posto. Mo correrai e salterai come una gazzella. Ah, ma sono due. È tutto il team. Vabbè, ormai mi sono buttato alla montagna. Okay. È già finito. Rovazzi. Rovazzi, ma che cazzo fai? Vabbè, siamo a questa città, lottiamo sta città del mistero. Croco. Sono qua dentro, io ho visto i bimbi neri. Comunque mo le armi hanno tipo proprio Rainbow Six, che hanno tipo mettere il mirino strano, le cose. Il caricatore è aumentato. Mi piace proprio Rainbow Six sto gioco. C'era il coniglietto Pasquale che zombettava in giro prima. Oh, l'ho sentito in questa casetta. Oh, sopra questa casetta. Stanno in due, sono in due. Ma sei sopra. Porco Dio, Dio me. No, Dio ca. Sì, ma capra, non pushare. No, Gabriel ha appena scritto. Fortnite è diventato il COD Mobile. Ma che vuoi? COD Mobile è già un gioco. Vabbè. Ciao Gabri, come va? Gabri, perché non vedi che la fai? Gabri, fammi vedere il pisello che... No. Come stai, Capronis? Vieni a giocare, Gabri, per favore. Vieni a farci compagnia. Stavo a dormire. Vabbè. Gabri, che dorme la notte? È pronto a svegliarti, Gabri. Gabri, piace la nuova season. Hai già sbloccato Peter Griffin. Mi sono fatto malissimo al ritiro. Immagina di dormire a pranzo. Meglio di dormire sempre a pranzo. Non dormirò. Io lavorare e vuoi giocare. Io vacanza e tu lavorare. Gabri, stai zitto per favore. Beh, facciamo un'altra mattina. Andiamo a Nina che mi lavo i dentini. Vai a Nina, randaggio. Ma vivo è quello ancora? Non penso. È morto. Decidi. Vediamo, quindi ora se faccio emula tag, devi trovare un tag. Non ho fatto manco una partita, Gabri, devi venire qua. Allora, se faccio così dovrebbe trovare il tag emulato che ho scritto swag. Ma va al culo, Gabri. E invece non lo trovo. Gabriele, basta, non è che dimmi tu dove atterrare. Il telefono come emulatore. Sì, quello sto facendo. Sto provando a trovare il telefono. Cioè tu. Sto provando a trovare un telefono con l'emulatore NFC con l'altro telefono. Ma non funziona molto. Io so che si poteva costruire con Arduino una specie di portale tarocco dove tipo tu carichi sopra la micro SD tag e attacchi questo Arduino alla PlayStation ad esempio. E la PlayStation è convinta che quello è il portale.
carichi sopra la micro SD i personaggini, li carichi. C'è bit. È quasi dentro. Comprare Arduino, dai. Anche con Skylander. Il pome sto sempre a durmi. Odio questo periodo, tanti salumi. Gabri, il salume è molto buono. Fatti tanti salumi, mica solo uno. Certo. Elimina i nemici della società con mitragliette e pistole. Che società? Elimina i nemici della società con PayPal. Con PayPal. Evviva la merda fritta. Ti sei fatto un po' di male? No. C'è un po' sulla merda e sulle puttane. È ammazzato in terra adesso. Sì, sulla merda che sulle puttane. Sulla merda delle puttane. Era morto in piede, ma è buttata. Come? Era morto in piede. Ma le puttane cacano sporra. Da chiedere. Ah, una puttana. Guarda, non so, sono 98, scusi. Dimmi, caro. Vale. Dimmi, amore. Dimmi, caro. Ma lei cosa cacca, signora? Devo fare, sì, con 10 euro te lo faccio vedere. Vabbè. Vai. Dico, se te lo faccio vedere, quasi se li cacco davanti. E dico la puttana, guarda, con 0 euro ti cacco davanti. No. E poi mi passi i pantaloni e ci cacco, faccio un cacatone assurdo davanti. Non è che fa un cacatone leggendario. Mangia mais, mangia altro mais, mangia lattuga, così ti curi. Ma lei si è diventato come acqua madre. Mangia il mais, mangia le lattughe. Vabbè. Quindi non la vuoi la banana, il funghetto? La banana ti dà lo scudo pure, perché contiene potassio. Ha senso. La salute è già al massimo, non posso. Come? Ah, è il cocco che ti dà lo scudo. Il cocco. Non so perché il cocco ti dà. Allora, che contiene il cocco? Tu pensi che non tenga potassio il cocco? Vabbè. Mi sa che non è solo il potassio che ti dà lo scudo. Puta. Qua c'è uno scudone, mangia. Che mo andiamo a lottare contro i tizi che stanno qua. Se mi butto qua sopra mi ammazza? No. Io sono Gianluca. Yak, davvero, mamma. Ah, sapete una cosa molto divertente? È volaro io. Non mi ricordo chi, mi sa Alessia. Sì, ok. Ha detto che è un amico suo, è andato a vedere Gianluca. Sergio è un loro amico a teatro. E sai qual è la loro parte a teatro? Qual è? Prendere tipo una roba, mi sa, tipo uno spruzzino, spruzzare in aria e andarsene. A inizio e fine spettacolo. Ha senso. Almeno quello non lo possono sbagliare, dici. Ti immagino che studiano 20, un botto di roba, poi prendo lo spruzzino. Fitto, finito. A Gianluca ho preso una cosa. O meglio, cioè, ho preso una cosa anche a Gianluca. E se me l'avevi detto, un gioco per il NES. Il madre detto. O meglio, cioè io ho preso regali a chi mi ha chiesto qualcosa. Tipo che mi ha chiesto Nintendo e ho preso Nintendo. Gianluca mi ha chiesto Mother, ma ovviamente fosse costato 1 milione d'euro, col cazzo che gliel'avrei comprato. Mannaggia Mother. E Leonardo. E a Gabroz pure, in realtà Leonardo ho preso un cazzo. Non hai preso niente a Gabri? A Gabri ho preso. Vabbè, a Team oggi ho preso un po' di roba. Ah, spiego. Quindi sono dei cazzo di tizi della società, qua di bot in merda, non li trovo manco uno. Vabbè, affanculo. Oh, sento dei passi. Mi sentono lì, non capisco adesso.
Mi sento passi ma non vedo nessuno, ma che cazzo. Porco di spocca per favore. Sto scappando. Da qua sotto, sotto queste scale qua. La fiera, la batteria, il boss non ci troppo. Dei tizi che hanno aperto il bunker. Mi hanno spaccato la fica. Quindi in priorità sono gli M1. Ma che devo dire? Aspetta, offre la bomba. Sistema di sana camperati. Ok, ho rotto lo scudo sistema. Sanno in cespuglio comunque. Ah oh, no, non solo. Del cazzo. Via. È là dietro. Scappa, fuggite. Se non ci raggiungono si potrebbe curare a sto punto. Perché stanno qua dietro. Porco di, mi sa che mi avrò visto. Ma no, ah, neanche lui. No, era neanche un altro. Ce l'hai dietro. Cristo, ne ho 5 di vita. Se non mi prendono cosa, se non mi prendono cosa, mi hanno preso. Niente, è data la guerra vera comunque. Non lasciamo più quelli dentro il bunker e andiamo a Ninna. Sì. Fortnite. È tornato il puttanaio che era prima. C'è beat. Fratello. Mannaggia, Lego Fortnite. Lego Fortnite? Domani esce Lego Fortnite. Lego Fortnite. Ma è un gioco a parte? Ci clicco sopra. Esplora vasti mondi aperti dove Fortnite incontra le magie delle costruzioni Lego. 16 in coppa, sopravvivenza, mondo aperto, sì. Non è Battle Royale, sarà una cazzata. E Peggy 7, voglio. Esagero costruzione e Peggy 12. Sarà una merda per bambini apposta. Vabbè. Aggiungi solo un tal Peggy 3. Che schifo. Che cazzo fai a essere Peggy 3? Cioè, è bimbi da 2 anni in giù, non posso giocare. Cioè. Vabbè. Ma la pe. Cioè, 2 anni non penso poi tu puoi giocare a Fortnite. Cioè, non capisci un cazzo. Cioè, tipo puoi guardarlo, non è che dici. Va. Manca 3 anni, cioè, che cazzo capisci a 3 anni? Vabbè. Incarichi apposta, chi sta bene gioco?